Gente, bentornati in EBL Craft. Oggi partiamo, come vi dicevo, dalla Coblemon. Vi faccio vedere delle novità, poi andiamo nel Vanilla, dove c'è un piccolo annuncio da fare. E intanto facciamo tour, spacchettamenti, insomma, quello che c'è da fare come ogni settimana. Mentre la mia voce scende sempre di più, entriamo nella Coblemon, partiamo da qui. Allora, innanzitutto, se giocate nella Coblemon o volete giocare, vi ricordo che è una modalità aperta a tutti, basta entrare nel server play.eblcraft.it, scaricate il modpack, potete entrare. Tanto qua togliamo pure la chat, che è anche gigantesca. Se volete giocare, sappiate che abbiamo appena aggiornato il pacchetto. Ci sono un po' di migliorie, grafiche. Performance, potreste notare che va tutto un po' più fluido, ad esempio. O per dire, avrete notato che se inquadro un blocco in alto mi dice che blocco è. E se inquadro un NPC mi dice quanti cuori ha, ad esempio. Dovrebbe farlo anche con i mob. Vediamo se c'è un Pokémon in giro. C'è un Pokémon veloce. Dutrio. Eccolo. Vabbè, insomma, ci sono un po' di cose carine. Abbiamo aggiunto la Wyla che vi dà tutti i crafting anche qui, anche se vi ricordo che lui pure vi dà i crafting. Quindi, insomma, un po' di comodità. Però, qual è la vera novità in tutto ciò? Ne abbiamo approfittato per aggiornare un pacchetto aggiuntivo, quindi non è presente nella Coblemon. Da che armatura fica intanto che abbiamo qui. Non è presente nella Coblemon, ma l'abbiamo aggiunto noi, insomma, prendendolo, è un add-on molto famoso, l'abbiamo integrato nel nostro sistema e abbiamo aggiunto nuovi leggendari. Tra l'altro, TP per vedere in diretta la cattura di Jirachi. Ma fammi vedere, arrivo. Vediamo subito. Non l'hai catturato, però. Sì, hanno trovato un Jirachi nel land. Jirachi c'era già come leggendario. Sapete, non mi ricordo se c'era già. Necrozma sicuramente non c'era già, ma vedo che l'hanno catturato. Bene. Vabbè, niente, stanno provando a catturare dei leggendari. Intanto qui ci fanno un po' un flex. La Madonna. L'avete toccata pianissima, vedo, in questo aggiornamento, eh. Va come flexa, va come flexa. Niente, Jirachi è un osso duro. Non gioco, mi sa che ti tocca. È la Master Ball se non ce l'hai, è un casino. Manda Timer Ball magari, una bella Timer Ball. E lui? Il sasso. Ma che figo che è shiny. Vabbè, comunque stanno catturando Jirachi. E come stavamo dicendo, ci sono dei nuovi leggendari. Allora, non è ancora stato scritto nelle informazioni nel server esattamente dove spawnano, quindi per ora un po' li trovate in giro, un po' diciamo passaparola. Però presto, presto, appena riesco, perché non ho ancora avuto un momento per farlo, se andrete qua sotto, dove sta? Trovate il tabellone con tutti i leggendari e tutti i luoghi dove potete trovarli. Con alcune informazioni, alcune condizioni. Quindi poi aggiornerò questo e metterò tutto. Quali sono i nuovi leggendari? Allora, spero di non dimenticarne qualcuno, ma abbiamo i Regi, quelli base, Regi Rock, Regi Steel, Regi Ice e Regi Gigas. Abbiamo i quattro Tapu, Tapu Fini, Tapu Koko, Tapu Bulu, Tapu Lele. Abbiamo Necrozma. Abbiamo Cosmon, Cosmog, Cosmoen o Cosmoem, no, Cosmoem mi sembra. Solgaleo Lunala. E poi non mi ricordo, ma dovrebbero esserci. Cioè, Magerna. Vediamo se li ho tenuti qua. Cazzo, li ho cancellati, sono stupido. Vi trovo la lista. Vi trovo la lista al volo, aspettate. Vi trovo la lista al volo. Eccola.
Uxie, Mesprit e Azelf. Mi stavo dimenticando di loro. E poi che altro abbiamo? Credo, basta. Si aggiungono poi a tutti quelli che erano già presenti, quindi Palkia, Dialga, Giratina, Marshadow, Rayquaza, Mewtwo, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono ora un bel po' di leggendari. Tutti i leggendari li trovate in natura. Spawnano tutti. Quindi potete girare e catturarli. Mancano solo alcune info da dare, ma già spawnano, li trovate. Oppure li potete ottenere dal Pokémon Random. Se volete supportare il server con i Blaze Coins e intanto avete fretta e volete shopparne uno, Pokémon leggendario. Me ne sparo 4. E come vedete abbiamo ad esempio Mewtwo, Giratina, Xerneas e Tapu Lele. Giratina è enorme, ma va bene. E questo è quanto. Quindi questa è la novità, l'aggiornamento che dovevamo fare poi, ma abbiamo voluto anticipare. Già che dovevamo aggiornare il pacchetto mod per mettere tutte le cose fighe di performance e robe varie. Quindi a questo punto mi tippo da scinnere. Cos'è che mi apre quel menu lì? Devo correggere i tasti, mi sa, non sono abituato. In diretta da me un'altra cattura di Jirachi. Ma figa, ma Jirachi ve lo stanno tirando dietro nell'end, vedo, eh? Cioè, tu praticamente hai Jirachi e stai catturando un altro Jirachi. Se non ho capito male. Lusso, cosa stai facendo? Pensavo lo volessi buttare nel void. Ah, ok, gliel'hai murato dentro. Va bene, ci sta. E nulla. Qua stanno catturando un Jirachi. Vediamo se gli entra. È pur sempre un leggendario. Ci vorrà un po'. E se nel mentre qualcuno vuole farci vedere qualcosa in aggiornamento, mi faccia sapere che nel caso passo. TP da me per vedere il mio team di ballo e per qualche mystery. Attenzione, arrivo. Zandrea, bentornato. Io e Shinichi la stiamo hittando. Cosa state facendo? Ma è normale che Tapu Koko stia ballando con voi? Va bene. Allora, Mystery Box di quadri e Pokéball random. Apriamogliele. Vediamo cosa troviamo. Anzi, mi metto in game mode così non si sdoppiano. Un'antica Gigaton Ball. Una Feather Ball antica. Una Lure Ball. E una Slate Ball. Tenga, Shinichi. Droppo qua. Apriamo i quadri. La cover di Pokémon rosso, che bella, mamma mia. E Charizard Gigamax. Vabbè, il passato è il presente di Charizard, praticamente. Tenga, tenga. Belle, belle. Non rarissime, ma belle. Alla fine l'ho lasciato ad un altro ragazzo, meglio così. Hai fatto bene, dai. Se ne avevi già 500, hai fatto bene a lasciarlo. Non so se qualcun altro ha da farci vedere qualcosa. Piovra vuole farmi vedere una build importante. Arrivo, Piovra. Quindi, nel caso, scrivetemi in chat di Twitch se volete che mi tippo, che poi passiamo nel vanilla. Ma app andato male? Questa palestra non verrà approvata, Piovra. Qualcosa mi dice che non verrà approvata la palestra Shrek. Mamma mia. Bella, fatta bene.
Ma senti, la Plestra Shack che tipo di Pokémon dovrebbe avere all'interno? Bello il campo. Paludosi. Ah, ok, quindi tipo... Ne so... Politoed. Yammega, ne vedo alcuni in zona. Non me ne vengono in mente molti. Come si chiama? Masquerade? Una cosa così? No, beh, Grimer è più da fogna che da palude. Bella, comunque è uscita molto bene. Dai, a parte gli scherzi è molto bella. E Shinere ci voleva fare aprire delle mystery. Torniamo da Shinere. Ecco come guarda la chest. Aspetta, aspetta, torniamo indietro. Cosa ha la chest? Ah, ok. Vabbè, sì, i libri delle palestre. Swampert, è vero, ha la parola palude all'interno del nome. Eccomi, droppa pure. Metto in game mode. Allora, abbiamo un quadro e una Pokéball random. Un'altra Lurball è uscita. Peccato che non esca la Master Ball. E la mappa di Paldea, che è molto più bella appesa in una mappa che da esplorare nel gioco. Tieni. Le mappe come quadretto sono carine, sono carine. Qui abbiamo un Trapinch. E poi niente, rifacciamo un giro nel land giusto per ricordare i biomi che ci sono. Vuoi vedere? No, non farmi vedere quattro giraci che mi sento male, guarda, lascia perdere. Se non c'è nessun altro che vuole farci tippare, qui vedo che come al solito sono tutti belli presi con catture e cose varie nel server. Noi andiamo direttamente nel vanilla. Oggi abbiamo iniziato dalla Coblemon per la novità, però poi... Ah no, ci sono altre cose però. Gatroid, arrivo. Come ti chiami nel server però. Vai a vedere i mercatini. Vediamo i mercatini. Comunque la mia voce sta partendo del tutto, eh. So che oggi ho registrato troppo. Allora, i mercatini. Cosa avete fatto? Ah, ci state dando dentro nei mercatini, vedo. Bella, mi piace come idea. C'erano già dei mercatini, li avevano fatti in una città del server. Però erano un po' lontani. Questi qua dietro lo spawn sicuramente sono più... Vabbè, no comment per loro. Sono più comodi da raggiungere. Molto carino. Vedo che vendete un sacco di cose diverse. Queste? Mossy Glow Shroom Trapdoor. Bellissime. Ecco, se tipo io volessi fare una trapdoor, adesso faccio così. Cerco trapdoor. C'ho la night vision in mezzo ai coglioni, vabbè, quello è un altro discorso. Facciamo così, effect clear. Dicevo, cerco trapdoor e posso vedere tutte le trapdoor craftabili. Guardate quante. E voi direte, sono tante, ma ne voglio ancora. E se cercate Shatter, ci sono anche quelle verticali, le trapdoor verticali praticamente. Ventilatore troppo sparafresciato. Ragazzi, mi sono puntato addosso il ventilatore e non fa benissimo, sì. Mi sa che è un po' anche per quello. Allora, devo andare da Rick. Eccoci. Ho fatto una palestra, vediamo. Pericolo caduto. Eric, sono caduto. Eric, ma lei è un prete? Ho visto bene. Niente, non ce la posso fare.
Servere tanta roba, complimenti, grazie. Ed è aperto a tutti. Ricordiamo che è aperto a tutti. È tipo un mega fossile. Però il campo della palestra è di qua. Bella. Una palestra nella grotta, praticamente. E ricordiamo che se costruite palestre, se è tutto a norma utilizzabile, potete fare richiesta allo spawn per attivarla, per diventare ufficialmente capo palestra. E ad esempio col comando gym list ci sono qui i vari capo palestra segnati. Potete sfidarli e se li sfidate vincete la loro medaglia. Capo palestra sono giocatori. Vengo a vedere il team del torneo. Arrivo, arrivo. Aspetta, ho sbagliato tab. Vi faccio vedere. Ok, direi che tu hai il colore blu. Bello. Praticamente hanno organizzato un torneo nel server. Dove ogni partecipante deve preparare un team con un colore estratto a sorte. E in questo caso abbiamo il team blu. Ma come Billie Eilish? Serulege, Quaggy, Porygon, Metagross e Luxray. Buono, dai, ci sta. Ci sta. Sì, non gioco, mostrami il tuo. Mandali dall'altra parte così non si mischiano. E grazie Flaker per i 18 mesi. Verde? Team verde? Allora, questa è una furbata perché è Dragapult verde acqua. Vabbè, no, Dragapult è verde acqua. Non so come vi siete messi le regole, però diciamo potrebbe valere per due colori. Bello, bello. Basculigion, fighissimo. Che bello. Sì, beh, effettivamente Dragapult sembra un po' fuori posto, però boh, non ci metto becco. E poi c'è lui che è shiny. Ed è verde. Ci sta. Va bene, ragazzi, lasciamo i giocatori alle loro cose. Noi ci spostiamo nella vanilla. Sì, facciamo il tour della vanilla, quindi ci andiamo adesso. Salutiamo la Coblemon. Per concludere, potete entrarci tutti. Basta avere Java Edition. Abbiamo aggiornato, ci sono un sacco di nuovi leggendari che potete trovare in giro. E per entrare, punto esclamativo Coblemon. Ehrenblaze usa fuga. Questa caption per l'uscita è molto bella, però dovremmo dire ai dev che sarebbe usa fune di fuga. Cioè, sì, usa fuga dalla lotta, però. Non lo so. Adesso apro la vanilla, arrivo subito. Bevo un po' d'acqua per la gola. Ma mi torna la voce. Mamma mia, anche oggi fa un caldo, maledizione. Prossima settimana spacchettamento vanilla. Va bene. Bentornato Maru. 29 mesi, le volevo far provare un labirinto, per entrare c'è una sorpresa nella bianco e nero, nella super piramide del deserto dove sta la stanza super simpi. TP Maru. Adesso arrivo, potresti venire da me, sono nuovo, ho costruito varie build e spero che ti piacciono. Va bene, adesso entro ragazzi. Facciamo il tour in bianco e nero.
Prossima settimana grandi novità Bentel. Attenzione. Ecco, questo è il nostro server vintage. Vi piace la versione bianco e nera? Non sono male le shaders così, eh? Però, per renderlo più apprezzabile dalla sezione kids, possiamo fare anche così. Prossimo video lo faccio così. Saturazione per due. Guarda, guarda, che colori accesi! Pam! C'è un po' di nebbia, che strana. Però guardate com'è tutto bello Saturn, guardate la terra. Guardate la terra, mamma mia. Adesso noi ci mettiamo ovviamente le shaders nostre. Le 5.1. Con calma, si devono caricare. Ok, eccoci. Allora, prima di fare i TP, vi devo dire io una cosa. Quindi, come sapete, ogni settimana c'è magari qualche piccola news da dire. E no, non è lo Stargate di questa settimana, che però andiamo a vedere lo stesso. Vediamo com'è. Com'è il mondo random di questa settimana? Ok, spawn nell'acqua non dei più comodi. Ma c'è sempre, ovviamente, il portale costruito subito di fianco, logicamente. No, devo fare mondo 2. Eccoci. La novità è un'altra. Dallo spawn, se andate da questa parte, c'è il vecchio tabellone dei contest. Il server non è ancora in 1.21. Per aggiornare i server in 1.21 ci vuole pazienza almeno un mesetto dopo la versione. Ci sono delle scritte. Vuoi il ritorno dei contest? Anatasi? Cosa succede? Ho sentito un rumore assurdo ed è comparso. Vuoi il ritorno dei contest? In particolare il contest città? Se la risposta è sì, getto il libro firmato da te nel barile per partecipare alla raccolta firme e farci vedere a quanti interessa. Non c'è altro da spiegare. Libro. Non dovete scriverci nulla. Firmate. Titolo che volete. Che ne so, sì. Firmi, inserisci qui e lasci andare giù. Molto semplice. Perché facciamo questa cosa? Perché è da un po' di tempo che non facciamo contest e vogliamo provare a sondare il terreno e vedere quanti interessati ci sono. Non lo ripeterò un'altra volta oltre questo momento. L'ho letto su Telegram, lo dico adesso, non lo dirò più. Tra un po' di tempo guardo quante richieste ci sono. Non lo faccio da altre parti, lo faccio qui in modo che se una persona è interessata si fa lo sbatta di entrare, prendere il libro, firmarlo, dare prova della sua intenzione e metterlo dentro. Se uno non ha voglia di fare questo, vuol dire che il contest non lo fa. Detto in parole povere. Se vi interessa sta cosa, se volete far tornare i contest, io passo la palla a voi, spargete voi la voce, attivate i builder, gli altri player con cui giocate o giocavate, diteglielo e se ci sarà affluenza, magari ne organizziamo uno nuovo. Altrimenti no, logicamente. Quindi staremo a vedere. Per ora non diciamo quanti libri ci sono, anche perché non lo so. Però trovate qui. Sta a voi. Io non lo ripeterò più. Voglio vedere che succede. E Beppe, grazie per i 200 bits. Si tippi da me per vedere progressi a dell'esmera. Arrivo, ma prima devo passare da Maro. Eccoci. Salve Maru, che mi aveva chiesto di provare un labirinto nella super piramide del deserto. Vediamo, ci sono. Devo entrare qui dentro? Oh mamma mia. Vado? Ma c'è un villager. Sta facendo il labirinto pure lui.
Tanto Marcus che si spamma in diretta. Allora, il labirinto nero potrebbe essere un po' un problema. Sia per la live, sia per me che non ci vedo una sega. Questo è l'inizio. Ah, ci sono proprio un po' di mob che se la girano. Di qua. Maro, non so se riuscirò a finirlo, eh. Mi sa che dovrò arrendermi. Beh, è sempre una bella idea fare un labirinto come minigioco. È facilissimo, lo so, cioè immagino, però non voglio neanche. Ciambuco! Ai ai ai. Non voglio neanche far scappare la gente dalla live perché magari si annoiano. Va bene, mi tippo per vedere alla fine, arrivo. Ma stai tornando su. Ah, siamo in cima, ok. Beh, carina come idea. Qui c'è tutto il labirinto, questo è visto da fuori, che ti permette di salire nella piramide, bella. Con la stanza del faraone, immaginavo. Allora, mi devo tippare. Da, dove sta? Jas. Jaspitic, eccoci. Ho costruito varie build, spero che ti piacciono. Vediamo un po'. Tanto togliamo la chat anche qua. Salve. Ok, ti sei fatto un'isoletta nascosta. Cioè, nascosta, isolata. È un'isola, quindi d'altronde. Ma queste shaders non le ho settate, mi sa. Forse sì. Guardate che particolare l'acqua, non me la ricordavo così. Ok, allora, qui c'è una sorta di allevamento. Un caminetto un po' steampunk. E poi una baracca fatta di rattoppi. Minecart. Incanta qui i tuoi oggetti. Lasciatemi cucinare. Beh, carino, carino. Una sorta di villaggio praticamente. L'inizio di un villaggio. Sembra una specie di, appunto, civiltà costruita da dei naufraghi. Carina come idea. Poi devo andare da Beppe. Si fa vedere i progressi della sua città. Beh, qua si sta tryhardando come al solito, una scogliera enorme con un povero lama abbandonato. Allora, la città era lì, no? È all'interno della foresta. Quindi qua state proprio ricreando tutto l'altopiano. E sapete che facciamo? Mettiamo un po' di musica di sottofondo. Spero non sia altissima. Era altissima. Sorry. Bella, bella, le scogliere così sono sempre molto carine. Poi c'è anche la spiaggia custom. Toccherà fare anche il fondale, ovviamente.
Poi ti pini al mondo 2 per vedere i progressi. Arrivo, Marcus. Qua fare tutto sarà lunga. In vista del contest tocca tryhardare. Ma non è detto che ci sarà il contest, con calma. Ah, ma qua prosegue. Madonna, fino qui arriva. Ok. È più grande del previsto questo progetto. Cioè, anche solo stendere la terra così. Mamma mia. E Yuki, grazie per i bits. Se vuoi un TP tattico, ci sono un po' di aggiornamenti in questa piccola zona che sta crescendo bene. Da me ci sta il nuovo museo. Stanza davanti sono cose spicy. Poi vicino lì c'è una cosa che ricorda molto egocentrismo. Accanto nuova banca e poi l'inizio di una pista di barche. Effetto nostalgia e l'inizio di una nuova struttura. Ok, dopo arrivo. Tanto qua ci sono un sacco di teste varie. Tutte leggendarie, ovviamente. Le teste di vetro. Teste del mese. Allora, Marcus praticamente sta creando tutti delle zone dedicate al flex. Qua tutti i trim, tutti i template vuole fare con tutti i colori. I banner e adesso anche le teste. Mi raccomando, Marcus, locca tutto. Mi sento male per voi. Ho finalmente fatto tutte le armature. Eh sì, ma devi farti tutti i template adesso. Però già che ti sei fatto tutte queste armature complete di netherite, che dire? Mamma mia. Diciamo che stiamo per iniziare a fare la cattedrale a Bentel con un piccolo nuovo distretto. Ma non sei nel server ora. Poi avevo letto. Avevo letto delle cose. Aspettate che recupero. Riusciresti a ricordare che mancano 3 giorni al torneo e che ci sono 3 posti liberi? Allora, il buon Panzerotto. Ah, che ecco, è ricomparso. Siamo nel mondo 1. Eccoci. Torniamo qua sotto. Scendiamo. Ci ricorda che tra 3 giorni si terrà un torneo di PvP nel server fatto dai player. All'interno delle fogne della città di Baia. Ci sono 3 posti liberi. Dei premi in palio. Se volete partecipare, contattate lui anche su Telegram e vi dirà quando fanno il torneo e insomma, mi sembra una bella attività da fare. Ok, cerchiamo l'arena intanto. Di qua. Sempre dritto. Ma Panzerotto, non conveniva fare l'ingresso da un'altra parte? Questo ingresso è per flexare la rete fognaria di Baia, praticamente. Eccolo, torneo in data 25. Baia Fight Club. Eccolo. Questa è l'arena per il torneo. Tra l'altro i kit per combattere mi sembra verranno forniti sempre da loro. Ed ecco i premi già pronti. Shulker piene di roba. Quindi 3 posti liberi se volete partecipare. Fatelo sapere. Ho delle mystery inoltre se vuoi vedere i progressi del nuovo magazzino. Arrivo. Eccoci. Ciao Igor. Ciao Simone.
Che cazzo ho rotto? Ma perché non riesco a tenere... Igor, ti ho rotto qualcosa? Che ti ho rotto? Mi sa che ti ho rotto una bookshelf. Ultimamente è una cosa incredibile. Entro nelle case, mi parte un click del mouse e spacco sempre qualcosa. Allora, facciamo così. Ispezione. Apriamo la chat. Eren Blaze ha rotto una bookshelf cisellata. Sono stato proprio io. Sono io che ho griffato. Eccola. Senti, facciamo che... Ma porca puttana, ma cosa ho rotto qui? Cosa ho rotto qui di fianco? Che cos'era? Sto male. Dead Tube Coral Wolf Fan. Ce la posso fare. Dead Tube Coral Wolf Fan. Ok. Siccome questa si autolocca, te la lascio qui, così la piazzi te. E niente. Allora, aspetta. Aspetta. Ecco. Facciamo così. I libri ce li hai già nell'inventario. Ce l'abbiamo fatta. Tranquilli, tutto a posto. Se, no, non erano libri iscritti, perché comunque gliel'ha droppati. C'era anche una torcia. C'era una torcia. Perché io in realtà volevo cliccarlo per le mystery. Eccole. Oh, lì, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Sei pubblicità una dietro l'altra. Si sta un po' esagerando. Vedete, ragazzi. Questo è quello che succede se non fate la sub. Vi perdete pezzi di live. Vi ciucciate le pubblicità. Non avete le emote. Non entrate nella vanilla dei sub. Non avete la texture. Non avete il gruppo Telegram dei sub. Le stanze private dei sub su Discord. Il videogioco dei sub. Ragazzi, ma è anche gratis con Prime. Ma che cazzo state facendo? Fate la sub. È semplice. Allora, apriamo i pop. Batman e Darth Vader. Eccoli. E poi... Mappe. ABL Gift. Bravo Fullivals che fa la sub col Prime, benvenuto, vedi? Tu 200 IQ hai detto, ma sai che si fa? Ce l'ho libera, la facciamo subito. Punto esclamativo, server, e hai l'IP per entrare, play.blcraft.it, puoi entrare anche subito. Igor, ti ho rotto mezzo locale, ma ti ho trovato un'epica. Una epica che non possiamo vedere in live, però. Mentre questa era My Hero Academia, cover del volume 1. E la mappa di Dune. Qui abbiamo Nobara Kujisaki. No, in realtà si può vedere Nobara, mi stavo confondendo. Nobara. E sempre Igor regala 5 sub alla community, ma grazie mille Igor, Atraio, Mister Viletto, X-Nike, Sergi Vale, Niku, benvenuti. E Ser Albe, bentornato con i 5 mesi. Ed eccoli qua. Fatto tutto. Ovviamente qua fuori stanno esplodendo dei petardi, non si capisce perché. Magazzino è questo. Questo magazzino è... qua continua di sotto. No, forse sono fuochi d'artificio, mi sa che c'è qualche festa. Molto carino come sta venendo. Molto, molto carino. Già che siamo qui con i creeper, volevo farvi vedere una cosa. Questa è una storia molto divertente, ragazzi.
Mettiamo qua lontani così non facciamo prendere infarti a nessuno. Questo è un creeper che è appena esploso. Notate qualcosa? Non spacca i blocchi. Non griffa. Questo è nel server vanilla. Nel server Coblemon, oltre a non poter griffare, non c'è neanche, perché il server è in peaceful, quindi non esistono i creeper. Non esistono creeper che ti griffano. Settimana scorsa siamo stati costretti a bannare un giocatore che si lamentava in maniera molto colorita e blasfema in chat, senza freni proprio, senza voler sapere ragioni, perché a detta sua, a casa sua, era stata esplosa più e più volte da dei creeper che non solo non possono danneggiare, ma neanche esistono nella Coblemon. E voi non sapete retroscena di questo ban, perché non contento ha aperto un report dicendo che non era colpa sua, perché il server non aveva chiarito che c'era la possibilità che i creeper esplodessero in casa sua distruggendo tutto. Non so con chi pensava di rivolgersi, ma ovviamente leggevamo noi che lo avevamo bannato, quindi non so cosa voleva ottenere. E alla replica di non rompere le balle, ha continuato ad aprire report per pregarci di sbannarlo senza ammettere la sua colpa. Ne ha fatti tipo 12, non so, una roba esagerata. Si continuava a mettere mail, a creare account, si è fatta una sbatta incredibile. E niente, a quel player voglio dire, se mai ci ascolterà, a parte che è un pirla, che esiste l'unban, quindi se vuole scusarsi, punto esclamativo unban. Come diceva qualcuno, paga, sgancia. No, non era nel tuo mondo, Andrea. TP da me per vedere il mio ultimo progettino. Arrivo, Ruben. Ciao, Ruben. Oh. Oh. No. No, sei un pazzo. Non ci posso credere. Work in progress, se non levo tutto a causa lag. Io qua non posso, devo stare attento a non cliccare nulla. Avete capito che è? Se non avete capito che cos'è, siete delle brutte persone perché non vi guardate le mie serie. È la stanza iniziale di Omori. C'è anche il gatto. No, ma la cosa più bella è questa, è la lampadina. Sono tutte mappe custom, per lo più bianche, a cui poi ho aggiunto i vari disegni. Ci sono anche le mani. Davvero figo. Molto figo. Ah, e togliendo le shaders è ancora meglio. Che con le shaders si notavano i bordi, senza shaders no. Follia, follia. Bravo Ruben, ci è piaciuta questa, ci è piaciuta. No, Yuki, hai ragione, mi stavo dimenticando, ma adesso arrivo da te. Adesso arrivo. Sir Yuki, eccoci. Allora, Yuki ci ha scritto un po' di cose. Museo con cose spicy. Blocchi di bedrock. Questi sono stati dati come premio per il supporto nel corso del tempo. Meteore. Questi erano drop che arrivavano con le meteore. Che dovrebbero tornare, tra l'altro, ve lo dico così. No, dottor Pirla. Regali. E si è fatto un museo di oggetti rari. Le meteore sono un bel ricordo, sì.
Ogni tanto piombavano letteralmente dal cielo delle meteore, si schiantavano al suolo e contenevano degli oggetti rari, diciamo trofei, qualche diamante, cose così. Figo, figo. Il bancomat dei progetti. Dovrebbero tornare perché si sta rifacendo il plugin, se ne sta occupando un nuovo dev. Però insomma ne parleremo a tempo debito perché magari ci vuole ancora un po' di tempo. Poi vicino c'è una cosa che ricorda molto egocentrismo. In che senso questo? Non l'ho capito. La nuova banca, se giri ancora, troverai l'indizio, l'inizio di una pista di barche. La nuova banca. Yuki c'è davanti, vediamo. Ah, ok, si è scritto il suo nome, va bene. Ok, questa non l'avevo colta. Banca. Cos'è questo? Una lotteria? Prendi il cambio dei diamanti. Bancomat. Premi il bottone. Premere in caso, immagino, di problemi. Metti i diamanti. E poi l'inizio di una pista di barche. Che sia questa. Con l'acqua. Ah no, è questa qui. Ma che belle, vi ricordate le gare di barche? Agli inizi, nel server i player costruivano le piste in survival e poi ci giocavamo durante le serate, la quarantena è stata particolare. Quasi tutte le sere facevamo mini giochi sul server improvvisati. Bello, bello, ci sta. Mi sono perso un altro messaggio di Resub. Sono una persona pessima. 54 mesi. Come è successo? Dice dal buongiorno. Come va? Comunque, se vuoi passare da me nel mondo 2, ho un kit così vecchio da poter essere definito antico per un giveaway. Arrivo. Buonasera, buonasera. Guardate la nuvoletta con le shaders, che strana che è. Ah, me lo ricordo questo. È un kit di oggetti. Ne faccio vedere giusto uno. Tutti rinominati come gli elementi. Vedete, platino, iridio, osmio, regno, tungstena, eccetera, eccetera. Bello. Mi ricordo sta cosa. E c'è una nuova struttura. Vediamo. Abbiamo visto questa struttura di Yuki. Cosa sarebbe? Cosa state combinando? Potrebbe essere qualsiasi cosa dall'inizio. Un municipio, tipo. Vi siete visti la partita della Spagna contro l'Italia? Sì. Terribile. Una sofferenza. Ma sapete qual è la cosa che mi fa dispiacere? È che, vabbè, tipo parlandone con mio suocero, lui si ricordava le vecchie nazionali, quelle mega forti. E io mi ricordo la vittoria del mondiale del 2006. E ho detto, cavoli, non c'è. Cioè, se faccio uno a uno il paragone degli 11 titolari, non ce n'è uno che preferisco. Cioè, l'Italia una volta era uno squadrone. Mi ricordo nel 2006 la nazionale non era neanche delle favorite. Eppure vinse. Ma, cioè, proprio siamo lontani anni luce. Secondo me. No, da Totti a Scamacca, da Toni a Scamacca. Cioè, però, tanto per dire,
Buffon Prime. Non Buffon che si era appena ritirato. Buffon Prime. Nesta. Ma no, Maldini, quel mondiale l'aveva già saltato, Maldini. C'era Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Totti, Del Piero, Toni. Cioè, il più scarso della nazionale era Grosso, che poi segnò il rigore decisivo. Quindi, cioè, è stato importante lo stesso. Sì, poi c'erano tutti i vari. C'era Zambrotta. Allora, difesa era Zambrotta, Nesta, Cannavaro e Grosso. A centrocampo era, credo, Pirlo, Camoranesi, Gattuso. Poi c'erano Totti, Del Piero e Toni. Ma no, Materazzi, però, non so se, non so come si giravano, però. Materazzi, poi c'era Iaquinta, ad esempio. Cioè, Iaquinta mi ricordo che non lo volevano, che doveva essere scarso, ma in questa nazionale giocava titolare Iaquinta, secondo me. No, non c'era Donnarumma in porta. Boh, ragazzi, cioè, non, la nazionale italiana è caduta in basso, purtroppo. Non ci sono più giocatori di una volta. Tutti quelli che mo vengono esaltati si gasano per questi giocatori. Sì, sono buonissimi giocatori, ma non sono quelli di prima. Non c'è stato il ricambio generazionale. Non posso essere on, purtroppo, però le coordinate del mondo 2 ho messo una chest con due misteri. E vediamo. Va bene, MC, apriamole. Mappe. La mappa di No Rest for the Wicked, una serie che ho fatto su XL. E l'urlo di Munch, che è perfetto per non essere usato nel Deep Dark. TP per far vedere gli ingressi del distretto Giappo con Tori. E poi per vedere il terraforming di Shinere. Arrivo, Matteo. Da Matteo. Sono così bravo che non è utile studiare la maturità. È meglio giocare a costruire barche e labirinti. Vabbè, Maro, buon per te se sei preparato. Allora, siamo a Baia, dove si stanno costruendo dei portali tori per l'ingresso. Penso ne arriveranno altri. Sono enormi. Non pensavo fossero così grandi. Molto belli. Vabbè, poi d'altronde col legno di mangrovia adesso si fanno che è un piacere. E poi i progressi del terraforming di Shinnere. Ok, ormai ogni settimana vediamo quest'area, vediamo come sta progredendo. Siamo arrivati praticamente al mare. Ma sta venendo molto bene, direi. Diventerà una laguna. Ok. Sembrerebbe un po' il delta di un fiume anche. Te la ricordi la canzoncina per la suoneria del telefono fatta dopo la vittoria dei mondiali? Quel ragazzo che molti odiavano in quel periodo. Sì. Una volta vendevano le suonerie per i telefoni. Tu mandavi un SMS e ti scalavano il credito e prendevi ste suonerie del cazzo. E c'era sto tizio che faceva le pubblicità. Tutti lo odiavano perché, cioè, vabbè, poretto, non è, lavorava, però nel senso, le suonerie erano delle cagate. Lui era tipo super esaltato, ti usciva in continuazione, quindi dopo un po' di tempo ti dava oggettivamente fastidio.
Il kit per un giveaway l'hai lasciato lì. Perché devo givarlo? Sono deluso per l'Italia che si è fatto autogol. Guarda, meglio così che non prenderne altri tre come meritava di fare la Spagna. Voi siete fuori con queste build? È il momento di fare lo showcase. Anzi, andiamo più veloci. Ah, giusto perché comunque ce ne sono altre di build, eh? Poi ricordiamo sempre che c'è anche questo. Comunque è bene ricordare l'esistenza di questa cosa. Bene, ora che abbiamo chiarito il punto. TP per una shulker da givare, arrivo. Allora, ragazzi, facciamo questi. Ma Damix, dove sei tu? Damix, non sei online? Ah, Sir Damix, sorry. Allora, questo giveaway da biscotto dobbiamo fare. Quindi ci tippiamo da un player random. E gli lasciamo gli elementi della tavola periodica by biscotto. Yuki! Salve! Li hai vinti tu. È colpa mia per Sir Damix, ecco, a posto. Andiamo da Sir Damix. Salve, nella libreria stile Minecraft Dungeons. Damix che vuole givare. Sì, ovviamente è uscito un VIP, certo, come sempre. Vuole givare 4 totem, 20 blocchi di diamante, la notte stellata sul Rodano, mantello e cappello raro a un player random. Facciamo così. TP random. Vabbè, ragazzi. Cosa vi devo dire? Marcus, proprio tu, che sei uno dei player più poveri del server. Non è che. Cioè, ne hai bisogno comunque. Tu hai bisogno di questi diamanti. Quindi tieni, Marcus, tieni. Ah, ma tra l'altro. Ma pure lui ha gli elementi qui. È tutto truccato. Sì, è tutto. È vero, ci deve essere un marchingegno, una macchinazione sotto. Impossibile. Le vecchie tradizioni non cambiano. Guarda, se adesso mi tippo random esce un player. È uscito Marcus. Simone. Staffer. Livello 1. Livello 1. Ancora amaro. Biscotto. Se mi tipo troppo veloce mi sa che mi rimanda dallo stesso player. Igor. Che è VIP. What? Focato. Ma che sta facendo? Sta cercando la Netherrack. Non me l'aspettavo. Sì, va detto che. Cioè, allora, se guardiamo chi c'è online in questo momento, abbiamo 5 VIP. È facile che escano. Non ce lo dicono, hai ragione. Nuova parte del giardino di Isengard, andiamo a vedere. Cos'è sta roba? Ah, nuvole buggate, bene. Otto, uno, nove, sei.
Allora, questa versione del Shaders è anche bella, però non è la mia. Non è settata bene. Questa devo usare. Allora, qui abbiamo la torre di Isengard. E c'è stato un allargamento del giardino. Lui che cos'è? Molto belli gli alberi custom, c'è un sacco di varietà anche. Più belli sono questi però. Da qua proprio si vede il lavoro di perfezionamento. Beh, l'effetto rende molto bene. Visto da qui sembra già completo, molto figo. Ma detto questo, è il momento di chiudere. Io ho sempre meno voce, non so perché ormai il sabato sera mi va sempre via la voce. Se ci fate caso, ogni volta che c'è la live di EBLcraft, sono messo così. Non so perché. Comunque, prima di chiudere... Allora, ultimissimo TP... Perché Farfi ha delle misteri. Poi chiudiamo. Ciao Farfi. Cappelli e mappe. Vediamo. Subito così. Cappello d'elefante. Epico. Cuffia da gaming. Ghirlanda. Cuffia da gaming blu. E una mongoose giallo. E infine le 5 mappe. EBLF. Le backrooms. Il rascal. Pezzo del collage anime. E metà della mappa di Omori. A proposito di cheat ad Omori, la ghirlanda è stata fatta prima di Omori, ma qui abbiamo anche la mappa. E Farfi, non ci sta tutto. Io ti levo questo blocchettino di diorite e ti lascio intanto le cose. A posto. E allora per chiudere andiamo ad aggiornare il monumento del top donator. Che cazzo di comandi sto facendo? Aiuto. Allora, com'è cambiata la classifica? Non è cambiato il fatto che è primo ancora Igor. Con 60 sub. Seguito da Simo con 30 sub. Viene scalzato Liam. Mentre Pro Silence arriva a 30 sub. Christian è a 24 sub. Matteo sta a 20 sub. Poi. Facciamo così. Salviamoci un attimo lui. Togliamo da qui Matteo. Prendiamo Jesus, che è arrivato a 18 sub. E intanto bentornato Christian. Buonasera, grazie per i 7 mesi. Avrei voluto farti aprire delle mystery, ma la ludopatia ha vinto e l'ho aperta prima della live. Posto, perfetto. E Liam, eccolo qua, con le sue 15. Poi abbiamo
Hyperion a 13 e Manila. Spaccato ovviamente tutto. A 11. Bene, abbiamo aggiornato tutto, l'annuncio l'abbiamo già fatto, era la raccolta firme per il contest. Con questo direi che abbiamo finito, quindi ragazzi io vi saluto, ci vediamo domani sera alle 20:30, a meno che non mi scompare del tutto la voce, spero di no, che adesso mi riposo, con la Blazecraft Versus. Quindi, a proposito, ho vinto la testa leggendaria di Eren, bravo, GG, allora hai fatto bene ad aprirle prima. Buonanotte, ci vediamo domani sera.